Apocalisse è una mostra, ma è anche una performance, è un happening. Il tema è quello della fine del mondo, interpretato dagli studenti in una maniera molto vasta e personale. La fine del mondo nel senso del politico, nel senso geografico, geologico, ma anche una fine del mondo intesa come una fine del mondo molto intima e personale. Ciascuno studente ha dato la propria interpretazione di un tema che è molto attuale. Noi crediamo che l'arte sia difficile, sia una lama di coltello, non sia decorazione o divertimento, e quindi abbiamo posto gli studenti davanti a delle questioni importanti che riguardano il nostro tempo. Abbiamo creato una startup per sancire il concetto di apocalisse del consumismo. Abbiamo raccolto degli oggetti dalle case altrui per spedirli in un futuro prossimo e attuare un processo di redenzione. Lavorare soprattutto in gruppo può essere interessante per ricercare tutti quei meccanismi che stanno dietro all'apocalisse e cosa si intende per apocalisse nel 2022. Il nostro corso ha affrontato un tema spinoso perché noi facciamo fare agli studenti una vera e propria esperienza artistica. Quindi dal punto di vista formativo crediamo che sia necessario anche, diciamo, essere messi in difficoltà non solo dal punto di vista, diciamo, tecnico o formale, ma anche proprio dal punto di vista perfino interiore.